Proprio per parlare di Fiorentina, Roby, vediamo, siamo sul Corriere, appunto, Fiorentino, la strana coppia, contro l'Inter senza Jovetic e Amaurì, spazio Cerceli, Aicic, Delio li aveva messi ai margini, ora ha bisogno di loro. E poi volevo farvi vedere, se abbiamo ancora un po' di tempo, sull'inserto di Gazzetta quest'oggi di Sport Week c'è un'intervista a Regina Baresi, che è la figlia di Beppe, ovviamente, nel nome del padre e dello zio. A Milano c'è ancora una maglia con scritto Baresi, solo che è di una ragazza che gioca in A2, ovviamente nell'Inter, visto che parliamo della figlia di Beppe, bandiera nero-azzurra degli anni 80. Ok, era più forte lo zio Franco, dice, del Milan, ma dobbiamo proprio scriverlo. Tra l'altro una bella intervista, questa è Regina con la maglia nero-azzurra, grande bomber tra l'altro, Roby. Sì, infatti, peraltro il paragone con papà e zio non è proprio calzante, visto che lei gol ne fa e tanti. Sta arrivando Andrea Stramaccioni, io mi sposto. E noi lo ascoltiamo. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui, vigilia di Fiorentina-Inter, avete già la lista dei convocati, quindi possiamo iniziare con un giro delle domande e partiamo come sempre da Inter Channel. Monzani, grazie. Grazie, ciao Andrea. Ciao. Che partita ti aspetti con la Fiorentina? Che Fiorentina ti aspetti? Una squadra strana, ha fatto molto male in stagione, ma soprattutto molto male fuori casa. In casa non ha numeri così pessimi. E da quando c'è Delio Rossi ha avuto risultati importanti con le grandi, al di là della vittoria sul campo del Milan, con la Roma ha fatto bene, e ha dato dimostrazione con le grandi di essere viva. Ma io credo che incontriamo comunque una Fiorentina che è in un buon momento, nel senso all'interno sicuramente di una posizione di classifica difficile in questo momento per loro, però viene da due prestazioni di cui una estremamente positiva col Milan e una comunque solida in casa con il Palermo. Sicuramente l'abilità sicuramente di Delio Rossi e in questo momento anche la voglia di tirarsi fuori dalla zona salvezza sarà sicuramente la spinta maggiore che avrà la Fiorentina, e l'ha dimostrata a San Siro non più di qualche settimana fa, quindi comunque una partita difficile per noi anche a livello ambientale, perché a Firenze non è mai facile fare bene per chi è ospite. E anche una Fiorentina che secondo me sottolineerei che col Milan, oltre al risultato, ha fatto anche un'ottima prestazione, quindi non è stato un risultato frutto di episodi, ma secondo me è un risultato frutto di una buona prestazione, quindi per noi comunque una partita difficile. Massimiliano Nebuloni, Sky Sport. Volevo chiedere che Inter ritroviamo a 10 giorni dalla partita col Siena, insomma c'è stata la pausa forzata di una settimana fa che ti ha consentito di lavorare, forse è stato un bene, no, a livello fisico, che squadra ritroviamo domani? Sì, guarda, diciamo definirlo un bene, adesso parlo a livello nostro personale per quello che è successo, sì, magari, chiaro, no, mi rendo conto, certo. Parlo come noi, e commentarlo come un bene, no, però un Inter che sul campo di Appiano sta bene, e dico sul campo di Appiano perché poi quell'atmosfera positiva, quella voglia di lavorare e di far bene va concretizzata sul campo, quindi diciamo che finora ci siamo preparati secondo me bene, c'è un giusto mix di entusiasmo e concentrazione. Però anche il fatto che abbiamo, ecco, in questa settimana riavuto in campo, poi saranno da valutare le condizioni, ma riavuto in campo tutti, anche con grande voglia di rientrare, è un segnale positivo. Sappiamo, io per primo, che sicuramente sono il meno esperto di tutti, che ovviamente questa voglia andrà concretizzata domani sul campo. La seconda cosa riguarda i rientri di Maicon e Sneijder, che non hai mai avuto. In particolare Sneijder è un giocatore che Ranieri, quando l'ha riavuto nel momento migliore della sua Inter, poi paradossalmente non è riuscito a far fare il salto di qualità alla squadra, anzi da quel momento sono cominciati i guai. Adesso che hai trovato, seppure per sole 3 partite, comunque un tuo equilibrio con una punta centrale e 2 attaccanti esterni, non temi che possa ripetersi la stessa cosa per trovare posto a Sneijder? No, io non, cioè nel senso, adesso senza fare paragoni con chi mi ha preceduto, perché poi rispetto le idee di tutti, come
mi piacerebbe che fossero rispettate le mie. Per me un giocatore come Sneijder, non voglio dire neanche Sneijder, ma un giocatore come Sneijder per me non è un problema assolutamente, anzi è una tipologia di calciatore che nel nostro, nella nostra batteria di giocatori di qualità ha delle caratteristiche uniche. Quindi secondo me il problema non è Sneijder, ma solamente come sta Sneijder per me allenatore, perché io lo valuto come un giocatore importantissimo che ho recuperato. E da un punto di vista tattico non è assolutamente un problema, perché per me è importante avere dei giocatori di qualità alle spalle della punta centrale. Poi questa cosa l'ho già detta, poi se i giocatori sono due sull'esterno, uno centrale o uno sull'esterno, o magari in momenti della partita che lo consentono anche tre, questo poi sarà valutato di volta in volta, però non è un problema per me West in maniera più assoluta. Ripeto, potrebbe essere un problema capire come sta, quanti minuti ha, che condizione ha e come risponde al campo, ma in questa settimana, ritornando al backstage da piano, io l'ho visto molto bene. Marco Barzaghi, abbiamo visto anche che hai parlato molto con lui fin dal tuo primo giorno qui ad Appiano con Sneijder. Hai rivisto, non so, quella scintilla che sei riuscito a far scoccare in Zárate, questa sua voglia anche di cancellare un periodo difficile? No, con lui mi stavo vantando della vittoria sulla sua Ajax, che lui sosteneva che ci aveva preso a pallonate, e io gli ricordavo che eravamo in 10, quindi visto che c'era stato un attimo questa misunderstanding iniziale, diciamo. No, a parte le battute, sì, per me è un giocatore di qualità, per me è un giocatore importante. Non è un problema tattico, è un problema solo di capire come sta. È un valore aggiunto, come lo sono anche molti altri calciatori che abbiamo. Se è scattata la scintilla non lo so, chiedeteglielo a lui, a me non è proprio il mio tipo fisicamente, però lo vedremo domani sul campo o quando sarà utilizzato. Ancora Marco Barzaghi, Mediaset. Su Maicon, come sta invece? Perché abbiamo sentito tante voci sulle sue condizioni, abbiamo visto però che questa settimana è rientrato, le sue condizioni sono anche per partire dall'inizio oppure ha ancora qualche fastidio? Guarda, questo siamo stati fino a anche poco fa a parlare con anche con Franco Gombi per avere voglio avere il quadro completo delle possibili evoluzioni nel caso lui possa essere utilizzato. Forse rispetto a Wessel ha una condizione leggermente migliore, ma se non altro per caratteristiche proprio strutturali del calciatore, dell'atleta. Però anche qui non sono i due discorsi che si fondono, quello dell'utilizzo tecnico-tattico e quello delle condizioni. Dobbiamo stare attenti, non lo voglio e non lo vogliamo assolutamente riperdere, quindi saranno fatte insieme al dottore tutte le valutazioni migliori e poi valuteremo anche lui quando, se e come può dare il suo contributo. Thomas Villa, Rai Sport. Senti, è stato un avvio strapositivo il tuo, insomma, sottolineato da tutti, credo giustamente, però è anche vero che insomma in due partite ti giochi e vi giocate tantissimo. Ti chiedevo se, dovendo poi affrontare gente come Rossi, come Guidolini, insomma, anche tu magari ti inventerai qualcosa di diverso dal solito, visto che, insomma, anche tu, oltre a loro? Beh, perché insomma, si parla di questo Inter col 4-3-3, voglio dire, sono due partite talmente delicate in cui magari sono dei dettagli che poi fanno la differenza. Hai ragione, nel senso, comunque se la Fiorentina giocherà o comunque interpreterà come sistema di gioco come ha interpretato le ultime due gare, quindi giocando con tre difensori centrali, sarà anche una partita stimolante tatticamente, perché sono dei moduli, delle idee di gioco in questo momento che, come posso dire, necessitano entrambe di adattamenti nei confronti dell'avversario. Io l'avevo già detto prima della partita con l'Udinese. Non mi ritengo un integralista, ma mi ritengo, come posso dire, difensore della mia idea. Questo non vuol dire crearsi un danno. Secondo me l'abilità di un allenatore sta nel cercare di mantenere la sua idea adattandosi quel qualcosa che non ti consente di essere svantaggiato giocando contro
squadre che possono metterti in difficoltà. Quindi sicuramente io penso che il mister Rossi, che per me è veramente un punto di riferimento, ma dai tempi del Foggia, della Salernitana, come giovane allenatore, sicuramente avrà preparato la partita in maniera perfetta. Speriamo che anche la nostra sia all'altezza. L'altra cosa che ti chiedo, nel momento decisivo della stagione del triplete, Mourinho chiese a Eto'o di giocare praticamente davanti al suo terzino sinistro. C'è la suggestione, magari visto che ritorna Snyder, di chiedere un sacrificio a uno dei due esterni e riprovare a fare quel 4-2-3-1, magari in alcuni momenti, come dicevi tu, insomma, per riportare l'Inter anche a quelle caratteristiche, visto che queste partite bisogna vincerle, insomma. Sì, penso che dalla tua conclusione partirei io, cioè dobbiamo cercare di vincere e mettere in campo i giocatori nella condizione migliore di esprimersi. E nella mia breve gestione fino ad ora già abbiamo avuto degli esempi di calciatori che si sono, come posso dire, orientati a cambiare un pochino la loro interpretazione di gara per venire incontro alle idee dell'allenatore. Quindi potrei dire Forlan a destra nella partita col Cagliari, appena arrivato, anche se l'aveva fatto tante volte, ma aveva espresso magari la voglia di cercare di essere utilizzato da centrale. Anche Cristian ha ricominciato a giocare a sinistra. Quindi io penso che quando c'è un momento positivo, il singolo è disposto anche a dare il suo contributo e, come posso dire, mettere la sua prestazione al servizio dei compagni e dell'allenatore. Quindi io penso che, per rispondere alla tua domanda, credo che se ci sarà bisogno il singolo si metterà a disposizione del gruppo, o perlomeno finora è stato così. Alfio Musmar, Tele Lombardia. Salve mister, volevo sapere se ci sono delle possibilità di vedere, o se hai intenzione di far giocare Guarin dal primo minuto, e poi volevo chiedere come sta anche Ranocchia dal punto di vista psicologico, perché ne abbiamo parlato già le scorse volte, è un momento difficile, se c'è la possibilità di rivedere Chivu in mezzo al centro della difesa, lui psicologicamente come la sta prendendo, perché è stata una stagione sfortunata per lui anche dal punto di vista fisico, no? Sì, sicuramente Andrea, io devo valutarlo da quando sono arrivato io, perché è giusto tenere in conto quello che è successo fino a quel momento, ma ecco, appunto, è giusto tenerlo in conto, non farsi troppo influenzare in quello che è la mia analisi. Io ho trovato un giocatore comunque in crescita, che aveva ritrovato continuità anche d'allenamento dopo l'infortunio, e a Cagliari, ripeto, col Cagliari, non a Cagliari, ma col Cagliari aveva fatto una prestazione positiva quando è stato chiamato in causa. Quindi è un giocatore, una tipologia di giocatore importante per noi e in generale anche per la nostra nazione come nazionalità italiana. Probabilmente nella mia idea, come stiamo giocando adesso, lo preferisco con un difensore centrale abbinato con caratteristiche diverse a quelle di Lucio, cioè come mia indole, cioè per non avere una coppia centrale con caratteristiche strutturali e un pochino più simili. Quindi secondo me con Samuel lui è stato il partner perfetto. Andiamo a giocare contro una squadra che paradossalmente ha perso la sua punta di peso, e nella mia idea preferisco abbinare a Lucio un giocatore con caratteristiche diverse, in questo caso Cristian. Ma questo è un discorso, è una mia scelta tecnica, non è un discorso perché Andrea non sta facendo bene, perché Andrea sta facendo bene. No, Freddy sta bene, adesso sta raggiungendo la condizione ideale, la condizione migliore. Su di lui viene fatto un lavoro specifico anche fuori dal campo, a 360 gradi. Quindi Freddy è un giocatore con caratteristiche ben precise. Il suo problema era solo ritornare ad avere il motore rodato, e ci stiamo lavorando. Sicuramente in queste tre partite ravvicinate darà il suo contributo. Stefano Pasquino, Tutto Sport. Sì, ciao Andrea. Quando sei arrivato, tutti si immaginavano: ah, arriva Stramaccioni, vedremo un Inter di giovani, porterà su dei giocatori della primavera. Invece tu comunque hai rilanciato Chivu, hai rimasto Lucio, Zanetti, hai dato un ruolo centrale a Stankovic e
hai rigenerato anche Cambiasso. Ti volevo chiedere due cose. Secondo te i cosiddetti senatori cosa possono offrire in questo finale di stagione in più rispetto ai giovani? E poi, visto che come sembra l'anno prossimo non c'è una rivoluzione, ma c'è qualche acquisto mirato, e cosa significa e cosa può portare il fatto di comunque continuare a puntare su di loro? Ma guarda, secondo me la risposta alla tua domanda deve partire da un presupposto. Il presupposto è che a me è stato chiesto di vincere e io credo e voglio e proverò con tutte le mie forze ad aiutare la squadra a cercare di arrivare in Champions. Questo è il nostro obiettivo, non ci siamo mai nascosti, non facciamo tabelle ma ci proviamo. Io da quando sono arrivato, dentro la mia testa, ho deciso di seguire la mia idea di gioco, che era quella che poi aveva indotto il presidente magari a fare questa scelta, e vedere con i miei occhi, respirare sul campo quelle che poteva essere il valore di alcuni calciatori che, non mi vergogno a dirlo, ma li avevo visti fino a quel momento solo da dietro la siepe o dalla TV. Quindi in questo forse c'è un equivoco, nel senso io ho cercato e vedo e cerco, osservando gli allenamenti, di mettere in campo l'Inter migliore, senza, come posso dire, in questo momento senza un, come posso dire, un occhio di riguardo alla carta d'identità, oggi, perché questo mi è stato chiesto. Detto ciò, l'ho già detto, è normale che fra un giocatore che ha lo stesso rendimento e 10 anni di meno, magari un allenatore può essere indotto a fare una scelta lungimirante. Ma quello che voglio dire è che in questo momento l'Inter è orientata e concentrata con tutte le sue forze a cercare di fare il risultato. Se io ritengo che possa fare il risultato con Zanetti, metto in campo Zanetti. Se ritengo che possa fare il risultato con Obi, metto in campo Obi. Questo è il discorso. Poi discorsi di progetto, di programmazione e di lungimiranza su quello che può essere il futuro dell'Inter non li dovete fare con me. Mi auguro che un giorno li potrete fare con me, ma oggi non li dovete fare con me. E comunque, in ottica futura, lasciamo perdere il tuo caso, però comunque penso che magari sia importante i Zanetti, Cambiasso, Chivu, comunque per portare avanti magari anche l'anno prossimo il DNA di quello che è stata l'Inter, che ha vinto tutto. Nel sì, senso, però... secondo me magari... Sì, però Stefano, perdonami, perché secondo me si corre in questo si rischia di incorrere in un equivoco. Cioè non è che loro vanno in campo perché hanno scritto la storia dell'Inter. Cioè loro vanno in campo perché per me oggi Cambiasso è il migliore interno sinistro che io possa mettere in campo. Cioè secondo me alle volte questa cosa a causa anche magari di forse anche cose che ho detto io, non lo so, però è stata equivocata, ecco, mettiamola così. Cioè io metto in campo Cambiasso perché penso che sia il migliore interno sinistro che oggi ho. Onestamente, rispetto alla storia di tutti questi calciatori che hanno fatto, ma io li metto in campo quello che penso che possa far meglio. Oggi Cambiasso corrisponde al migliore interno sinistro, ma io non è che dentro di... Sì, sì, no, però io magari ho sfruttato la tua domanda per rispondere in generale, cioè, perché magari forse si può pensare, è arrivato Stramaccioni, pensa, se è guardato il triplete, rimette in campo i stessi, cioè non è... Stramaccioni cerca di mettere in campo gli 11 migliori che vede, poi può sbagliare, può fare bene, questo poi lo giudica sempre il presidente, il campo e voi ovviamente nel vostro lavoro. Ma io metto in campo i giocatori che vedo che stanno meglio, non perché si chiamano in un modo o in un altro. Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport. Il rinvio di questa partita ha compresso ulteriormente il calendario. Voi avete 5 partite in 14 giorni. Questa ulteriore compressione ha cambiato qualcosa o cambierà qualcosa nella tua gestione degli uomini e ha cambiato qualcosa nella tua gestione del lavoro a livello di fisico e atletico da qua, diciamo, al derby, che poi dopo il derby ci sarà l'ultima settimana piena di lavoro, prima di allora si gioca ogni 3 giorni. Questa è una domanda molto pertinente perché ha inciso parecchio, non tanto sul... Vabbè,
ovviamente vale per tutti, Andrea, cioè non è che vale solo per noi, però nella mia testa ha inciso parecchio, perché hai molto meno tempo per lavorare sul campo, quindi entri in una sorta di modalità gestione gara, gestione del recupero, preparazione della partita seguente, che in un momento così è ovvio che aumenta ancora di più le variabili. Però detto questo, io adesso tutti i giocatori a disposizione, Samuel è notizia fresca, sta recuperando alla velocità della luce, e quindi diciamolo, mettiamola così, per le armi e per gli strumenti che ho a disposizione in questo momento sono nella migliore condizione di gestire questi 15 giorni. Quindi sicuramente la tua domanda è giusta, perché ha cambiato totalmente la gestione di lavoro, perché noi potevamo fare una settimana intensa, poi averne una e poi, quindi scaglionare il doppio full. Bravo, sì, e anche magari in un discorso, adesso dico per dire, di recupero giocatori, no? Cioè il recupero di Maicon e Snyder, avevi la settimana, però Andrea, sono discorsi, cioè così, adesso stiamo sviscerando l'argomento, però no. Il nostro cammino non andrà bene o male per questo motivo, insomma. Inter TV. Sì, Michele Borelli, Inter TV, buongiorno mister. Prima ha parlato di giocatori da mettere nella condizione migliore per farli giocare in un certo modo. Uno dei sincronismi che ormai fa parte della storia degli ultimi anni è quello Maicon Zanetti. Recuperando Maicon, rimane una soluzione importante questa di averli col movimento di Zanetti che lo copre quando lui con le sue caratteristiche va in avanti? Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì. Ovviamente ti cambia l'interpretazione dell'esterno alto. Cioè, ti ripeto, i giocatori di qualità possono stare sulle corsie, può stare uno in mezzo, uno a sinistra, uno a destra o tutti e tre, in un mio sogno, diciamo. Però devi supportarli. Quindi sicuramente la corsia di destra col capitano e Mike dietro è una corsia che ha pericolosità e grande equilibrio. Ovviamente perdi qualcosa nell'uno contro uno offensivo. Quindi diciamo che è difficile parlare di una coppia se la escludi dal contesto. Se ne parliamo parlando degli altri otto, riusciamo a darne una valutazione più, cioè è difficile tagliare la fascia destra senza parlare degli altri otto. Sì, poi volevo solo chiedere se stasera vedrà Barcellona Real e se ha una simpatia per una delle due, a prescindere poi dai Mourinho e Guardiola. Cioè, guarda, l'Inter occupa tutta la mia testa, che tu potrai anche farti una tua opinione che essere limitata, ma adesso l'Inter occupa tutta la mia testa. Cadavale, FC Inter News. Buongiorno mister, ti aspettavi un Milito così e Pazzini potrà trovare magari spazio in futuro visto che si giocano i tre giorni? Guarda, Giampaolo sta benissimo. Questa ti comincio così, perché penso che giudicare le prime tre prestazioni di Diego, insomma, penso che anche mia nonna possa dire che sei gol in tre partite neanche nei sogni. Però io questa cosa la sottolineo, e la sottolineo dopo una settimana di lavoro che abbiamo avuto la continuità di lavorare. Giampaolo sta benissimo, si allena con un impegno incredibile e è anche molto motivato. Quindi in questo l'Inter ha una grande fortuna, io ho una grande fortuna, perché devo fare delle scelte, non voglio perdere il mio filone di idea e quindi gioco con una punta. E questo mi costringe a fare una scelta che oggi è dolorosa, perché ho due grandissimi centravanti e Giampaolo sta dimostrando che anche in un momento in cui è stato, come posso dire, palesemente preferito il compagno, si sta allenando da professionista esemplare, è sempre il primo e l'ultimo a uscire dal campo e ogni volta che è entrato ha dato un grande contributo. Questo l'abbiamo riscontrato anche, io ho dato il mio piccolo contributo anche al mister Prandelli quando me l'ha chiesto. E questo dimostra ancora, oltre al valore del giocatore, che ragazzo è, che professionista è. Alfio Musmar e poi l'ultima di Ramazzotti qua avanti. Grazie. Scusa, avevo dimenticato una cosa prima. Mi avevano incuriosito le dichiarazioni dell'allenatore della primavera del Milan, Dolcetti. Non so se le hai lette, se no te le leggo brevemente. Sono contento per lui, è davvero un ragazzo in gamba, ovviamente si riferisce a lei. Detto ciò, non mi sembra che questa scelta sia frutto di un passaggio logico, piuttosto mi è parsa una decisione dovuta ai risultati negativi di chi l'ha preceduto, altrimenti sarebbe impensabile che una società come l'Inter possa maturare scelte simili. C'è stata una gestione un po' così. Vabbè, finalmente qualcuno che critica il presidente.
perché gli altri sono stato accolto con un enorme entusiasmo a 360 gradi e io penso che più che rivolto a me, hai detto che sono un bravo ragazzo? Anche discreto allenatore o solo bravo ragazzo? No, chiedo, perché non... Ragazzi in gamba, sono contento. Allora, solo un commento umano, vabbè. Dai, io, no, a parte gli scherzi, conosco il mister e cioè, ha detto queste cose, le rispetto, ma penso che siano rivolte più a chi ha fatto la scelta e poi, voglio dire, ci possa anche qualcuno che non condivide, soprattutto se è stato all'altra sponda. Io penso che i cavalli si giudichino sempre all'arrivo e il mio caso è proprio quello emblematico, perché sarò giudicato... Spero per loro che non sarò giudicato solo per... Vabbè, dai, lasciamo perdere. Speriamo che la penultima partita non sia decisiva. Ramazzotti, quello dello Sport. Hai detto che non fai tabelle, che l'obiettivo rimane quello della Champions. Ci sono 6 partite, no, da qui alla fine. Hai la sensazione però che saranno, non dico determinanti, ma comunque estremamente importanti i prossimi 180 minuti, cioè perché sono queste due le trasferte, diciamo, perché l'Inter ha più trasferte in queste 6 partite che partite in casa, e poi tra le partite in casa c'è anche il derby. Ecco, però dice, hai la sensazione che possono essere queste due le partite chiave per capire se questa rincorsa incredibile al terzo posto può avere un risultato positivo? Oh, guarda, io no, ma non... Sicuramente sono due trasferte a coefficiente elevatissimo di difficoltà, per motivi diversi, con squadre diverse. Però Andrea, secondo me, come ti dico che sono due trasferte decisive, non credo comunque che il risultato di Firenze possa essere decisivo, ma anche se l'Inter riuscisse a fare il risultato, quindi non solo nel caso andasse male. Perché è un campionato incredibile, è un campionato molto equilibrato e noi dobbiamo ragionare sulla singola partita, ma secondo me senza mai perdere il filone del fatto che è un campionato che potrebbe giocarsi veramente fino agli ultimi 90 minuti. Quindi sono d'accordo con te che sono due trasferte difficilissime, ma ne mancano 6 e abbiamo visto come è cambiata la classifica in 3 partite. Solamente quando sono arrivato io il terzo posto sembrava quasi un miraggio, adesso comunque noi ci crediamo, cioè comunque nello spogliatoio dell'Inter ci crediamo, c'è un gruppo che ci crede, che ha forza, però profilo basso, lavoro, e in questo anche ho chiesto ai ragazzi di parlarne poco all'esterno, come è la mia linea anche. Profilo basso, ma ci crediamo, cioè questo è il nostro profilo basso, ma tanta voglia di poterci arrivare. L'ultimissima, Claudio De Carli, Il Giornale. Ciao Andrea, scusa, ritorno un po' indietro rispetto all'argomento di adesso. Volevo chiederti cioè perfettamente in linea con l'utilizzo della rosa e come spieghi, assolutamente, però volevo dirti, l'anno scorso a dicembre, mercato dello scorso stagione, l'Inter ha puntato molto su 2 nazionali, Pazzini e Ranocchia. L'idea era anche quella degli italiani di avere una squadra, poi è arrivato anche Poli, di Faraoni si sono perse le tracce. Non temi che questi 4 giocatori qua italiani in qualche modo, ripeto, coerente con le tue scelte, per carità, sì, sì, però ho capito, in qualche modo si stiano in qualche modo perdendo, tanto che escono voci di mercato che possono anche essere state messe in giro ad uso, naturalmente questo lo sapremo, però effettivamente continua a essere una squadra di 11 stranieri e gli italiani presi, perché allora si parlava di un tentativo di... Chiaro. Vabbè, ma è inutile, vado avanti. No, io, guarda, dal tuo punto di vista l'osservazione è corretta, perché tu ne fai giustamente un'analisi esterna su un mero utilizzo, quindi la tua osservazione è dal tuo punto di vista corretta, però io ritorno a quello che ti dicevo, nel senso, per la mia situazione, per quello che mi è stato chiesto, è come se fosse un momento in cui non c'è italiano, non c'è età, non c'è straniero, non c'è colore della pelle, Stramaccioni deve cercare di vincere. Quindi se Stramaccioni
ritiene che il modo migliore di vincere sia con Ranocchia centrale o con Lusio centrale, oggi è una responsabilità che si assume l'allenatore, e se l'assume tutta l'allenatore, perché non sono influenzato da nessuno, e fa le sue scelte. Discorso diverso, e convengo con te, in sede di progetto. Cioè, è come se io sia arrivato in un momento in cui, nella mia testa, per mia scelta, voglia mettere in campo l'11 migliore. E oggi io decido di non tenere in conto nessuna di queste variabili per mettere in campo l'11 migliore. Sono d'accordo con te che nel momento in cui o con Stramaccioni allenatore o con un altro allenatore andrai a programmare, è giusto tenere in conto le cose che tu hai detto, ma con 2 mesi di lavoro, di programmazione, un ritiro precampionato, un progetto. Capito che voglio dire? Cioè, io non sono il progetto, io sono colui che è stato chiamato per cercare di fare il meglio possibile, non con chi, non come, di fare il meglio possibile, e mi assumo le responsabilità che sta giocando Milito al posto di Pazzini o Kiwu al posto di Ranocchia in una partita X o Y. Non so se ho risposto. Meno male. No, tu, guarda, è buono che dopo che mi hai fatto Harry Potter mi stanno a prendere in giro pure in Uzbekistan. Buono, guarda. No, la scorrettezza, e lo dichiaro, è aver preso una foto di 10 anni fa. Quella è la scorrettezza di Pasquino. Arrivederci. E allora, prendiamo la linea in attesa di Messa Stramaccioni.